Ciao a tutti, questa sera una ricetta molto veloce per recuperare diciamo tutte le interiora del pesce. Solitamente vengono scartate, buttate via, invece vi insegnerò una ricetta che ci si impiega 10 minuti a fare e viene un patè buonissimo. In questo caso abbiamo alcune parti di interiora di orata, delle belle orate pescate, e fegato, sacche spermatiche e delle uova. Ecco, questo è tutto quello che abbiamo raccolto dalla pulizia del pesce. Lo andiamo a prendere. Scusate l'utilizzo non da grande chef della mezzaluna. Io non so usare il coltello come il chef della TV. Faremo una cosa molto artigianale casalinga. Quindi andiamo a tritarlo e già una parte, sono già parti diciamo molto molli, quindi non hanno bisogno, però prendiamo una padella antiaderente, andiamo a mettere un filo d'olio. Io ci aggiungo della cipolla tritata perché secondo me dà sapore. E direttamente andiamo a mettere le nostre interiore. Portiamo tutto sul fuoco, un fuoco anche medio basso. Aggiungiamo una noce di burro, noi usiamo burro chiarificato che fa meno male, però ammorbidire tutto. Tanto prendiamo un po' di spezie e sale. Allora, discorso spezie, si apre un mondo qua, quello che piace a voi. A me piace renderlo anche un po' particolare, quindi aggiungerci magari anche dello zenzero in polvere. Il pepe ci sta sempre bene, un po' di pepe. Prezzemolo, che purtroppo non abbiamo fresco, quindi ci accontenteremo di quello secco. Una manciatina di sale, continuiamo a mescolare. So che da vedere adesso non è questo granché, ma vi assicuro il risultato finale, quando lo mangerete, è una prelibatezza. Meglio continuare a girarlo, che così la cottura è uniforme. Adesso lo facciamo cuocere, quindi asciugare, e si capisce quando è cotto, quando cambia colore, quindi da rosa, come vediamo già in queste parti, inizia a diventare un po' più marroncino, diciamo, beigiolino. La cottura è veloce, ovviamente essendo interiore è meglio che cuociano comunque un pochettino di più. Vedete che pian piano cambia il colore da rosa a marroncino, beige. Ecco, vediamo pian pianino che sta arrivando alla cottura desiderata. Più o meno, per dare un'idea, ci vanno una decina di minuti. Rimanete comunque sempre vicino perché va girato continuamente in modo che non bruci da una parte e rimanga crudo dall'altra. Siamo arrivati alla cottura ottimale del nostro patè. Come si può vedere, ha un colore, si è asciugato, il colore è tutto uniforme, non è più rosa. Diamo un'ultima girata, spegniamo il fuoco e lasciamo un paio di minuti a raffreddare. Bene, passato qualche minuto, prendiamo il nostro patè, lo andiamo a mettere in una terrina. Vi assicuro che il risultato, anche se avete ospiti a cena e persone non abituate a mangiare il pesce, ma magari spunti o cose così, si leccheranno i baffi, perché mai più andranno a pensare che sono interiora di pesce. Allora, se volete già assaggiarlo, in realtà è già buono così, però diciamo il massimo lo raggiunge se lasciato raffreddare. Quindi lo copriamo
con della pellicola, che adesso ci metterò 2 ore ad aprire, che è finita. Giusto, giusto. E lo andiamo a riporre in frigo per 12 ore almeno, 12-24 ore, in modo che diventi bello freddo, compatto, e a questo punto poi faremo vedere appena pronto come si può utilizzare. Sono passate più di 12 ore, possiamo andare a tirare fuori il nostro patè dal frigo. Adesso il nostro patè è pronto, possiamo andare a creare dei crostini o comunque diciamo un antipastino veloce. Vedete che già la consistenza è esattamente come quella dei patè che si comprano, però diciamo questo con pesce fresco, senza conservanti, senza schifezze dentro che non si sa che cosa tritano. Adesso non resta che assaggiarlo e magari accompagnato da un buon bicchiere di spumante. No, devo farlo con i denti. No, no, con i denti no. Vabbè. Non sono i bicchieri più adatti, ma nella casa qui a Varazze non abbiamo ancora dei flute, quindi dobbiamo accontentarci di un bicchiere normale da vino. Ma come si dice, l'importante è il contenuto. Beh, a me in questo video mi tocca la parte più difficile, quindi l'assaggio. Ho sudato 7 camicie per farlo, non so se avete visto. Adesso proviamo l'assaggio. Eccezionale, davvero. Ovviamente se dire che è con cosa è fatto, magari qualcuno che poi magari non mangia neanche tanto pesce può un po' impressionarsi, perché effettivamente sono uova, sacche spermatiche, fegato di pesce. Ma io vi garantisco che è una prelibatezza da degustare assolutamente con un buon bicchiere di non dico di champagne, ma almeno di un metodo classico ottimo. Bene. Buona cena a tutti, io continuo.